Sei sicuro di sapere cosa hai in casa? Tanti oggetti nascondono un passato da rifiuti. La caffettiera si spacciava per una lattina. Il pile nasconde un'identità plastica. La bottiglia frequentava vetri rotti. Il tavolo era una vecchia cassetta arrivata alla frutta. La scatola ha un passato da carta straccia. Il bidone lo chiamavano faccia di latta. E il terriccio da vaso era solo un avanzo di cucina. Com'è possibile? Dopo la raccolta differenziata, i tuoi rifiuti sono trasportati in impianti di recupero specializzati per ogni tipo di materiale, dove sono trasformati in nuova materia prima. Le imprese di vario tipo utilizzano questi materiali per produrre nuove cose, che poi tornano a te. Ciò che differenzi oggi avrà una nuova vita domani. È un consiglio di Radio Studio 95 per il rispetto dell'ambiente.